iniziare. Ok, cari amici, eccoci qua di nuovo. È una cosa spettacolare questo che ci sta accadendo. Abbiamo l'opportunità di stare sempre insieme e quindi approfondire tutte le tappe, le discipline analogiche beremeniane, i quali non dovrebbero avere più nessun segreto per tutti quanti noi, voi, perché voi siete i divulgatori di queste discipline analogiche nel mondo, non solo al fine di raggiungere la vostra felicità, il vostro benessere e la vostra salute, ma quella anche di aiutare le altre persone ad uscire fuori in tempi rapidi dai loro grandi piccoli problemi della vita quotidiana e della vita, della malattia, oppure anche del dolore dell'anima in sostanza. Quindi c'è per tutti, c'è chi vuole migliorare la propria crescita personale, c'è chi invece al contrario vuole risolvere i suoi problemi emotivi o le proprie malattie di tipo somatico, funzionali quindi, o addirittura organiche, di tipo acuto, cronico e terminale. Ma c'è di tutto, compreso le sventure e le sciagure che ci capitano nella nostra vita, nei diversi settori di appartenenza, quale sentimentali e affettive, quale rapporti di relazione sociali, benessere economico e successo nella vita. Riprendiamoli questi valori umani in questo momento in cui ne abbiamo molto bisogno, perché dobbiamo ripartire, dobbiamo ricreare quello che è la vita, e ci riusciremo a farlo in tempi molto rapidi. Siamo usciti fuori da due guerre mondiali, lo sgancio praticamente di due bombe atomiche, penso che di più, e siamo riusciti sempre vincitori, perché la vita è più forte della morte, e di conseguenza chi si adopera con l'energia di vita avrà sempre felicità, gioia e sentimento d'amore. L'argomento di oggi, miei cari, è la coscienza tradita. Usiamo il termine la fiducia tradita, potremmo anche dire così, rende bene. Perché il tema è la coscienza, e perché di questa coscienza la fiducia tradita? Beh, signori, non c'è nulla culturalmente di più affiditario che la nostra coscienza. Tant'è vero, ci sono frasi del tipo: ma scusa, ma sei sordo alla tua coscienza? Oppure: ma com'è, ti sei mangiato la coscienza? Come mai hai fatto queste cose orribili? Praticamente, ma la senti? L'hai sentita la voce della tua coscienza? Ecco, quindi tutte espressioni che danno un altissimo livello praticamente a questo ente presente nella mente umana della persona. Anzi, aggiungerei a questo punto questo terzo elemento così importante, fondamentale, oserei dire supremo della nostra vita, che è la coscienza. Quindi cominciamo a riproporre il sistema della triade relativa alle dinamiche sinergiche che compongono praticamente la funzionalità della nostra mente nel suo espletamento. Ecco, quindi potremmo dire l'attività del cervello si essenzializza attraverso le dinamiche mentali. Quindi facciamo questo, perché altrimenti sembra che stiamo parlando di mente e di chissà che cos'altro in sostanza. Parliamo di tutto ciò che il cervello umano può creare, in sostanza, ma in tutti i sensi proprio, sia nel mondo reale, sia nel mondo virtuale, e sia nella dimensione metafisica, quale trascendentale e non anche spirituale. Ebbene, pensate, sono tutte dimensioni create dal nostro pensiero e quindi dalla nostra mente. La quale non solo attiva un pensiero immanente, quindi
la ragione, così la possiamo chiamare, l'istanza logica e razionale, e quindi la ragione, è una parola, ma anche si compone l'altra istanza fondamentale della mente umana, che sono le emozioni. Quindi possiamo parlare di ragione e di emozioni. Per quanto riguarda l'aspetto emozionale, ciò che dobbiamo prendere in considerazione è il fatto che queste emozioni, naturalmente, queste forze emotive, istintuali, naturalmente, per loro natura, vanno alla ricerca del piacere, in sostanza, mentre l'istanza logica e razionale va alla ricerca della libertà, e quindi sono fondamentali. Ossia, anche la parte logica vuole perseguire il piacere, ma non certo a discapito della propria libertà. Potremmo dire che l'istanza logica e razionale è l'alfiere della libertà, mentre l'istanza emotiva, o se preferite inconscia, tanto per riprendere culture, diciamo così, aspetti culturali, quindi quest'altra parte di noi, intendo dire, la possiamo chiamare in qualsiasi nome, insomma, viene usato questo termine inconscio perché brutto, intendiamoci, non assolutamente dignitoso per una parte fondamentale, importante della nostra mente, che è la parte trascendentale, viene ghettizzata proprio col termine inconscio, cercando di attribuirne un significato negativo contro la parte logica e razionale, che è la parte conscia, quindi di conseguenza la parte illuminante della nostra vita. Ma questa è la cultura che ci ha portato questo. In realtà ci ha spinto questa cultura a vivere sempre, in tutta la nostra vita, una agguerrita, devo dire, relazione contrappositiva tra queste due forze che formano la parte del sottosistema mentale dell'individuo. Attenzione, dico sottosistema, in quanto praticamente c'è un terzo elemento che poi governa questo sottosistema. E come mai? Cioè, non viene assolutamente mai trattato, che è appunto la coscienza. Si parla certamente sempre bene e positiva della nostra istanza logica e razionale, quindi la nostra ragione, e se non ci fosse quella, stiamo nel campo della follia, della perdizione, praticamente nelle mani del diavolo, di Satana e del male, in sostanza. Pensate che tipo di etichetta diamo alla nostra parte emotiva, istintuale e trascendentale. Quindi la parte emotiva e istintuale in cui risiede il peccato, in qualsiasi espressione o forma esso si manifesti. Ecco, la parte logica è l'assoluta parte importante della nostra mente, la quale tiene a bada le spinte pulsionali di questa bestia, di questo diavolo presente in noi, che è la nostra parte emotiva, di cui tutti hanno paura. La cultura ci porta ad avere paura della nostra parte emotiva, attribuendo a questa nostra parte emotiva le cause di tutti i nostri disagi, problemi, ma sin dal tempo praticamente evolutivo, infanzia, prima, seconda adolescenza e fase adulta, sempre pensate all'atto masturbatorio, colpa dell'inconscio, dell'istinto, delle forze istintuali bestiali presenti in noi. Quindi, ma poi, con tutto il rispetto sempre che ho nella religione cristiana, e io ne sono portatore e attesto di essere cristiano, quindi questo per dire, non solo una zia suora, madre generale, che poi si intercambiano con i ruoli, in sostanza, della vita, ma anche uno zio al Vaticano, quindi praticamente Monsignore, pronto, stava diventando vescovo, in sostanza, poi morì. Ma insomma, voglio dire,
una cultura fortemente religiosa, e pur tuttavia mi ha sempre colpito una cosa, cari signori, da quando praticamente feci il catechismo. Sicuramente sarà una mia ignoranza, su questo non lo metto in dubbio, non ne sto parlando in termini assolutamente di giudizio negativo, ma perché recita il Padre Nostro rivolgendoci a Dio con la frase «non ci indurre in tentazione». Questo è un fatto da tenere in considerazione, come la potenza di Dio ci può indurre in tentazione. Padre nostro che sei nei cieli, e via dicendo, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, e via dicendo. Non, perché? Ma che c'è il sospetto che ci induce in tentazione? E poi quella frase legata assieme è molto importante, che dice non indurci in tentazione e liberaci dal male. È importante pensare a questo collegamento. E liberarci dal conseguenziale male che noi potremmo subire per aver accettato la tentazione. Forse io penso che sia stato un errore, diciamo, un lessico, un errore praticamente logico. Intendeva dire non permettere di caderci, non permettere a chi che sia. Però non è stato spiegato molto bene, non permettere a chi che sia, anzi questo ne voglio parlare con un massima teologa che ho in casa, che veramente, proprio per titolo, è la nostra Samuela, e che un attimo vi faccio, vado a chiedere questa cosa, ecco, tranquillamente, vediamo. Samuela, puoi entrare un attimo? Sì. Ecco, e con la tua conoscenza, per quanto riguarda la teosofia e la religione, ti chiedo, ma perché c'è nel Padre Nostro, scusate, io sono estemporaneo, quindi capite come stanno le cose in diretta proprio, perché esiste la frase Padre Nostro che sei nei cieli, e poi dopo non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male? Ma che Dio ci può indurre in tentazione? Questa è una frase controversa, in effetti. Senti, sentiamo cosa ci dice. Puoi venire? No. Lei è sempre così timida, poverina. Sì, viene avanti, sì. No, è una frase controversa e sono stati fatti vari studi teologici sulla cosa. Ora, spero che teologi tipo il professor D'Acunto non me ne vogliano, ma quello di cui sono io a conoscenza è che c'è una traduzione in realtà un pochino errata dell'originale in aramaico, perché l'originale era ovviamente... Ecco, pensavo che fosse una cosa di analisi logica. Diciamo che poi i vari studi negli anni sono stati approfonditi, e effettivamente è risultato che non era possibile che era Dio stesso a indurre in tentazione, ovviamente. Vedete, lo dico pure era io. Una traduzione dell'epoca, diciamo. Credo che sia stato e non anche... è intervenuto nessuno a cambiarlo. No, credo che sia stata fatta una modifica del Padre Nostro in realtà, proprio in virtù di questo, in virtù anche di altre cose. Adesso non me lo ricordo, dopo vado a controllare. Però si procede ancora con... Beh, ormai è diventato tradizionale, quindi comunque ormai nella Chiesa Cattolica noi tutti diciamo il Padre Nostro in maniera tradizionale e non l'abbiamo ancora modificato, nonostante effettivamente che io sappia la traduzione... corretta, e la versione corretta era stata ufficializzata, però è chiaro, ormai è andata nella tradizione. No? Comunque adesso controllo e ti faccio e sapere. Per cui rimane questo aspetto, ti prego Dio di non stimolarci la tentazione, quindi la trasgressione, come diciamo noi, quindi il peccato praticamente, e poi però avverte delle conseguenze. Adesso controllo e ti dico. Grazie cara, ci sono le conseguenze in relazione a tutto ciò, e le conseguenze che avvertiamo sono proprio quelle di dire non ci, come dice, e liberaci dal male. Quindi c'è una conseguenzialità tra trasgressione e male, e io ho citato questo perché, parlando della coscienza, parliamo dell'ente supremo, che naturalmente, visto in una filosofia
cristiana, religiosa, è chiaro che il Padre Celeste ricopre questo supremo ente, quindi, e allora questo supremo ente può indurci in tentazione, chiamiamolo un attimo coscienza, ecco, adesso diamo questo valore, spostiamo il termine, accantoniamo il termine Dio, sempre con il dovuto rispetto, e lo chiamiamo un attimo praticamente coscienza, ente giudicante. E già, perché è venuta a giudicare, sarai giudicato i vivi e i morti, e naturalmente per il loro comportamento in vita. Anche questo è un altro, quindi c'è l'ente giudicante in questa coscienza divina, che però trasportiamola anche nel concetto umano, non divino, ecco che in questo caso parliamo di coscienza come ente giudicante. Ora, anche nel Padre nostro, rassicuraci, caro Signore, e non ci in trasgressione, insomma, non ci portare in trasgressione. Questo sta a significare che proteggici da questa possibilità di indurci in tentazione. Questo è il punto, proteggici, sarebbe esattamente giusto affermare, dal pericolo che io incorro di poter dare ascolto praticamente alle trasgressioni o alle tentazioni, quindi non che tu ci induci nelle tentazioni, sono io, essere umano, persona, che può trovarsi in fatto a posto. A posto, era tutto a posto. Credo, quindi, credo. Ora voi ci sentite, vero? Vediamo se... qualcuno dica sì, vediamo se è possibile, non so chi lo può dire. Me lo faccio dire nel gruppo. Sì, ma penso che siamo a posto. Ok, procediamo. Io vado avanti, sì, perfetto. Allora, è importante prendere in considerazione questo ente giudicante, in sostanza, che sembrerebbe comunque che ci può indurre in tentazione e poi ci punisce. Quindi non può essere lo stesso ente che prima ci induce in tentazione e poi ci punisce con il male, ovviamente, e liberaci dal male, ossia dalla sanzione o dalla punizione in cui andremo incontro per avere commesso l'errore trasgressivo. E là il problema riguarda anche la nostra coscienza. Quindi ci rivolgiamo anche alla nostra coscienza e possiamo dire alla nostra coscienza: cara coscienza, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, vedete, a questo punto l'interlocutore non è divino, ma è questo terzo elemento presente in noi, oltre all'istanza logica e razionale, l'istanza... diciamo inconscia, emotiva, c'è la coscienza. Tant'è vero che questo sì da tempo era stato evidenziato, se vi ricordate, per quanto riguarda l'assioma della filosofia analogica, quale assioma recita: felice è colui che persegue i propri sogni, quindi praticamente partecipa alle forze emotive istintuali nel perseguire i propri sogni, che lo fa in libertà, quindi questo sta per dire libero di decidere e libero di scegliere, fare conquista, perché se non sei libero non puoi perseguire i tuoi sogni, quindi per perseguire i tuoi sogni è necessario che tu possa avere il senso, la percezione della libertà. Quindi questi due valori devono essere in armonia tra di loro, ossia il sogno non deve ostacolare il desiderio, il sogno,
l'oggetto di desiderio, a questo punto incarniamolo in qualcosa e in qualcuno, questo oggetto di desiderio non deve limitare la libertà della persona. È quindi importante, ma insieme devono vivere perfettamente in armonia tra loro. Ci sta dicendo qualcosa Samuela in proposito? Allora, ti volevo confermare, quindi mi ricordavo bene, in effetti è accaduto abbastanza di recente, nel 2018 mi ricordavo che era successa questa cosa, proprio Papa Francesco, alza la voce un attimo, Papa Francesco aveva definito appunto un cambiamento del Padre Nostro, proprio perché fosse più aderente agli insegnamenti di Gesù Cristo sostanzialmente, e la modifica era proprio esclusivamente in quella frase che tu hai citato, dove dice che praticamente traduce differentemente da prima: non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal ecco, male. Quindi veramente è un ruolo di protezione e non di somministrazione tentazione. È stato proprio questo Papa ultimo a decidere, a definire questa cosa. Certo, siamo arrivati, penso, a 2000 anni, per arrivare a definire che qui c'è qualcosa che va rivisto in sostanza. Ecco, però in realtà forse va rivisto e forse invece avevano proprio ragione. Cioè, questa coscienza Dio, questa coscienza divina, così cerchiamo di avvicinarci sempre di più con questo terzo elemento in noi, che è la coscienza, è praticamente... induce in verità in tentazione, quasi a dire che ti mette alla prova, quindi praticamente chiama quello che noi definiamo essere l'elemento di verifica. Vi ricordate la triade all'interno del sistema simbolico, asta, triangolo, cerchio e asta? E quindi praticamente nelle varie triadi c'è appunto quindi questa triade che prende in esame praticamente questo evento che può accadere, ed è molto importante la coscienza che attraverso l'elemento di verifica praticamente mette a dura prova la fedeltà della persona. E questo viene molto richiamato anche nelle Sacre Scritture. Attenzione, questo essere messo in tentazione. Quindi non si evidenzia solo nella recita dell'Altissimo Padre Nostro, ma anche in altri momenti in cui praticamente si va proprio a vincere, a contrapporre la tentazione, ecco, e per poter vincere il diavolo, insomma, il peccato. Ma, come a dire, esiste costantemente una coazione a ripetere, ecco, questo è un punto da tenere in considerazione, e meno male, visto che stiamo parlando in termini religiosi, che c'è la confessione, praticamente, che toglie i peccati del mondo. Questo è molto importante. Perché c'è la coazione a ripetere, l'individuo è spinto e sarà spinto anche in seguito a trovarsi di nuovo in tentazione, questo è il punto. Poi tante volte da lì, in modo molto popolare, abbiamo la frase simpatica che dice: l'uomo perde il pelo ma non il vizio, e questo sta proprio, questo termine popolare populista, a definire praticamente la coazione a ripetere, ossia l'attrazione fatale nel riproporsi nelle trasgressioni della vita per poter di nuovo misurare se stesso. Vedete, la trasgressione anche qua richiama poi un'altra frase popolare molto importante, che dice, questa frase popolare: la storia è scritta dai vincitori e non da chi perde. Quindi praticamente avremmo avuto una visione completamente diversa nella storia se avesse vinto Hitler. Un esempio, dico stupido, ma solo per far capire che c'è il pensiero laterale,
che porta a vedere le cose possibilmente anche in un'ottica diversa da come ci viene trasmesso, e quindi praticamente possiamo dire che l'equazione a ripetere fa proprio fede a questo assioma, che è quello della ripetizione, che posso dire, del male, della trasgressione. Sembrerebbe che c'è dentro di noi un qualcosa che ci spinge di nuovo a non rispettare i sacri codici etici, e non parlo quelli religiosi adesso, i nostri codici etici, ossia quei codici etici che sono stati impostati dentro di noi per educazione, sono stati somministrati, devo dire, per educazione genitoriale, sociale. Certo, i genitori rivestono un ruolo importante, ma non solo quello, anche gli educatori, praticamente, a definire dei valori, dei principi, delle credenze. Sono profondi questi concetti, che non sono perché poi dopo vengono trasportati in noi, ossia praticamente nella nostra vita quotidiana, e sono fonte di sofferenze, di dolori. Tutto proviene da questo terzo ente che è la coscienza. Quindi cominciamo adesso a entrare dal divino alla coscienza umana, ecco, dalla coscienza divina alla coscienza umana. Terzo elemento che, come stavo dicendo, l'assioma della filosofia analogica afferma che felice è colui che persegue i propri sogni in libertà, non avevo terminato, ma aggiunge in libertà e in pace con la propria coscienza. Quindi per essere felice non c'è solo l'armonia tra la parte logica e la parte emotiva, ma occorre anche essere in pace con la coscienza, con questo terzo ente supremo, perché nel contrasto di relazione tra i due sottosistemi, parte logica e inconscia, che poi nella vita, come stavo dicendo, il tutto si è concentrato su questo contrasto, quasi proprio a livello di curva nord e curva sud, come Milan-Juventus in sostanza, o Roma-Lazio o altre cose ancora, dove negli spalti c'è chi patteggia per una squadra e chi patteggia per l'altra squadra. Ma c'è un terzo elemento proprio nel football, rivestire, e non solo nel football, un ruolo importante. E questo terzo elemento nella partita di calcio è praticamente l'arbitro. Ecco, cominciamo a valutare questo arbitro. Si può giocare una partita di calcio tra un agonismo all'interno di due squadre lo stesso senza l'arbitro? Sì, ma evidentemente diventa allenamento, ecco, ossia perde il valore oggettivo, perché l'arbitro è colui che definisce le regole, e nel definire le regole, alla fine, tra sanzioni e punizioni, definisce anche chi vince e chi perde. È inevitabile, oppure, se vogliamo essere ancora più raffinati, avvalla la vittoria di una delle due squadre o disconosce questa vittoria. Sai, basta dire: no, quel gol era in fuorigioco, quindi annullato il gol, e di conseguenza non hai vinto. Poniamo il caso che la partita è terminata 1-0, ma io, se ti annullo il gol in quanto fuorigioco, hai tirato la palla in fuorigioco, e di conseguenza praticamente tu non hai vinto la partita tra le due squadre. Quindi attenzione, l'arbitro riveste un ruolo importante all'interno della relazione conflittuale, è l'ente supremo. Ecco che quindi poi i due elementi in gioco, Milan e Juventus, Roma-Lazio, praticamente sono gli elementi del sottosistema, perché c'è l'ente giudicante in alto, nella testa della partita, che è il regista.
Ecco, quindi potremmo definire che anche una partita di calcio c'è la coscienza, che è appunto il ruolo che svolge il regista, poi nel film, ma l'arbitro naturalmente, che funge da regista in sostanza fondamentale, ecco, all'interno della disputa, della partita. E guardate bene, questo arbitro si serve di due guardaline che sono al suo servizio, e questa è un'altra cosa importante. C'è la guardalinea del lato destro e quella sinistra, e per cui ha la possibilità l'arbitro di consultarsi in questo caso e definire punizioni, sanzioni o avallare il gol nel senso come giusto, positivo e altro. Quindi praticamente nella nostra mente c'è un arbitro, cari signori. Questo arbitro si chiama coscienza, il quale arbitro sembrerebbe che non ci deve indurre in tentazione, ma deve proteggerci dalla tentazione. Quale tentazione? Quella di vincere la partita in un modo trasgressivo, non secondo regole e leggi definite, diciamo, dall'arbitro che è rappresentante, per esempio, del CONI, insomma, o della FIFA, come si dice, e via dicendo. È un sacerdote, in un certo senso, l'arbitro di questo tipo, con i suoi due guardialinee. Ecco, è importante questo evento, è importante dare importanza. Noi facciamo il tifo sugli spalti affinché vinca la Juventus e perda praticamente il Milan o viceversa. Ecco, e quindi ci troviamo a patteggiare e a tifare nei confronti dell'una e l'altra squadra. In questo caso però il regista non siamo noi della nostra vita. Abbiamo le due squadre in noi che giocano in campo la loro partita, e per loro natura l'istanza logica e razionale è quella di difendere la dignità, e per la parte emotiva e emozionale è quella di perseguire il sogno. Ora, finché vanno d'accordo a braccetto questi due eventi, ci saranno delle difficoltà, ma potremmo chiamarle difficoltà nel campo di calcio agonistiche, o nella vita difficoltà, punto e basta, quotidiane, di vita quotidiana, di situazioni che possono capitare, queste difficoltà di impedimento, perché il sogno, se diventa prevaricatore rispetto alla libertà, mette in atto praticamente delle forti istinti ossessivi compulsivi, tanto da pietrificare come il veleno, proprio come avvengono con gli insetti, il ragno che praticamente crea la rete, cade nella rete la mosca o comunque l'insetto, lui arriva, gli somministra il veleno e praticamente la vittima rimane paralizzata e lui decide con calma di mangiarsela come quando ritiene opportuno, tanto sta lì fermo ormai, morta. Ecco che questo sta a indicare che l'arbitro, nel momento stesso in cui si trova con una squadra o alcuni giocatori trasgressivi, ossia che non rispettano le regole etiche dell'agonismo definita a priori, quindi effettuano un gioco trasgressivo, è chiaro che deve intervenire per non degenerare e far stare tranquillo l'altra squadra vittima da questo comportamento a gamba tesa dell'altra squadra. Deve intervenire e sanzionare, e non so, punizione, fallo piuttosto che cartoncino giallo,
cartoncino rosso, punizione, quindi abbiamo sanzione e punizione, perché il cartoncino rosso è allontanamento dal gioco per alcune settimane, in sostanza, che poi deciderà la commissione esaminatrice, ovviamente presente all'interno del comitato degli arbitri, mettiamola così per capirci. Quindi arriva anche a sanzionare, arriva anche a punire, voglio dire, oltre che sanzionare. Ebbene, signori, noi ci troviamo nella vita nelle stesse condizioni. Ci possiamo trovare in condizioni in cui il Milan travolge in un modo non etico praticamente la Juventus, oppure viceversa, che la Juventus vince in modo trasgressivo. E l'arbitro che cosa fa? Diciamo che non ha visto il fallo, la trasgressione, oppure l'ha vista e punisce. Il nostro arbitro vede sempre, perché praticamente ha anche lui, come l'arbitro in campo, due guardialinee. Sapete come si chiamano queste due guardialinee al servizio dell'arbitro coscienza presente in noi? Si chiamano demarcatori ipanotici. Quindi ci sono due tipi di demarcatori ipanotici. Uno al servizio praticamente dell'istituzione contro la trasgressione, l'altro al servizio della trasgressione contro l'istituzione, perché l'istituzione vuol dire rispettare il codice etico e quindi le regole impartite. La trasgressione inevitabilmente è tale quando queste regole non vengono rispettate. Ora io mi chiedo, l'individuo come mai si trova in tentazione? Questo è il punto da dire. Come mai si trova in tentazione? Ecco, che ruolo ha la coscienza nel porti in tentazione? Perché questa coscienza deve praticamente presentarti quello che noi abbiamo chiamato appunto l'elemento di verifica, ossia la tentazione, affinché tu ci possa cadere? Perché non ci difende dalle tentazioni, ma ci spinge? Avvertiamo dentro di noi una spinta emotiva, emozionale, verso la trasgressione. E quando questo avviene, vuol dire che uno dei due guardialini al servizio del giudice arbitro sta ponendo in tentazione l'altra squadra per farla sbagliare nel gioco, per farla sanzionare e punire. Allora, questi guardialine svolgono un ruolo, potremmo definire, da primo tempo, visto che stiamo parlando del football come esempio, e sia da secondo tempo, in quando le cose si possono degenerare, quando l'agonismo può diventare battaglia, oppure addirittura può diventare guerra, quando l'agonismo può diventare antagonismo. Questo è importante. Antagonismo vuol dire morte tua, vita mea. Cioè, in altri termini, siamo in guerra. Questo non è l'agonismo. Le Olimpiadi non si giocano distruggendo l'avversario fisicamente, uccidendolo. Si giocano vincendo la partita, comportandosi secondo regole imposte dal sistema regole, codice etico. Questo è molto importante. Ora, perché trasgrediamo? Oppure perché
diciamo, facciamo vincere noi l'istituzione a discapito della trasgressione, perché sono legate tra di loro, quindi favorisci uno, automaticamente penalizzi il suo inverso. Infatti queste due cose fanno parte del verso e dell'inverso di ogni cosa e di tutte le cose della nostra vita. Quindi ci possiamo trovare in condizioni che favorendo previamente l'istanza logica, puniamo la parte emotiva. Favorendo la parte emotiva possiamo punire la parte logica. In realtà queste due istanze sono per loro natura come le squadre di calcio, opposte tra loro, e la gara si gioca proprio per far sì che uno delle due possa vincere. È entusiasmante una partita in cui una squadra vince e una squadra perde, è molto meno entusiasmante una partita che si chiude con il pareggio, in sostanza, quasi a dire che noia. È perché viene a mancare tutta la componente esplosiva, praticamente della tifoneria che porta a prevaricare. Vedete, nell'agonismo è giusto, anche la mente umana ha una zona di tolleranza agonistica. Questa zona di tolleranza agonistica si chiama coefficiente di tolleranza. Questo coefficiente di tolleranza, adesso possiamo dire, ma non vi preoccupate, è sempre ricavato prendendo il coefficiente emozionale e come si può dire, definendo il 30% di questo coefficiente emozionale che nasce lo dico per gli allievi presenti, scusate, dal punto utopico diviso 2, fai metà degli anni diviso 2 e poi calcoli il 30% e trovi le regole di tolleranza per giocare una partita in agonismo tra l'istanza logica e l'inconscio, tra praticamente il piacere e la libertà, dobbiamo lavorare in agonismo all'interno di questo 30%, questo indice di tolleranza. Ma potrebbe non bastare questo indice di tolleranza, c'è qualcosa che dilata praticamente la sofferenza nella persona. Quindi tutto si gioca attraverso la sofferenza e il dolore. Questo è il punto fondamentale. Quindi dobbiamo cominciare da adesso in poi, per capire molto meglio la funzione della coscienza, aprire un altro argomento importante della mente umana, oppure dell'individuo, e riconoscere che questo individuo si muove mentalmente attraverso due sistemi, il sistema energetico e il sistema degli elementi. Il sistema degli elementi sono i personaggi che diventano significativi della nostra vita, quindi nel campo lavorativo, nel campo sentimentale, affettivo, i genitori, i figlioli, i fratelli, le sorelle, insomma tutte le persone care, amiche del cuore, che diventano personaggi, devo dire, significativi della nostra vita. Ebbene, praticamente tutti questi personaggi, ma badate bene, e qui dobbiamo fare una precisazione, non solo personaggi in carne e ossa, ma anche idee, cose. La persona si può innamorare di un'idea, in sostanza, quanto e come si può innamorare di una Roberta o di un Francesco. Si può innamorare, sì, di una sua idea, ma talmente tanto, che praticamente per sostenerla è disposto anche a morire. E come no? È più un grande atto d'amore questo, assoluto. C'è un atto d'amore più grande della tua vita? Sì. L'amore verso la cosa a cui credi. Beh, caspita, che può essere superiore alla tua stessa vita. Quindi, praticamente, persone, idee, cose significative nella nostra vita e sono i distributori di benzina, in un certo senso, che producono carburante.
carburante energetico, che in parole semplici, per non mettervi paura, chiamiamo emozioni. Insomma, questi personaggi significativi della nostra vita ci creano delle emozioni, altrimenti non sono significative. E queste emozioni possono essere emozioni di piacere, come possono essere emozioni di sofferenza e di dolore. Non ci piove. E quindi praticamente il sistema simbolico, e quindi degli elementi simbolici, praticamente sono i distributori di benzina, di carburante. E poi c'è questa energia, l'energia emozionale, le emozioni che noi viviamo in rapporto a questi personaggi. E quello è il carburante, come quando proprio con l'automobile vai al distributore e dici 50 di diesel oppure 50 benzina. In sostanza, ecco, sono i distributori di due tipi di energia, anche nella mente umana. C'è il gasolio e c'è l'energia verde, ossia praticamente la benzina. Ora, naturalmente, per l'automobile, secondo il carburante che usa il tuo motore, tu chiederai verde o nera, ossia praticamente diesel, nero, verde, carburante. Bene, anche la nostra mente umana ha queste due qualità energetiche, però abbiamo un motore, a differenza dell'automobile, che si può essere ibrido, diciamo così, che si serve sia del diesel e sia della benzina. Ora, con funzioni diverse, questo è un punto da definire. Le funzioni di queste due energie sono diverse. Il diesel, per dire così, la chiamiamo energia, non diesel, il nero, ma la chiamiamo energia introiettante. Introiettare cosa vuol dire? Vuol dire riprendere ciò che è stato dato. Introietto, e quindi abbasso il coinvolgimento emozionale che io vivo nei confronti di questo distributore energetico, che può essere Roberta, Francesco, Maria, il lavoro, la professione, Dio e tutto quello che vuoi. Quindi riduci, introietti, e invece l'energia verde è quello che crea i simboli, ossia i personaggi significativi della tua vita. Quindi la nera le riduce con l'energia appunto definita introiettante. Mi riprendo quello che ti ho donato, l'amore che ti ho donato me lo riprendo, perché non te lo meriti, perché ti comporti male, perché te ne approfitti, perché non mi dai in cambio quello di cui hai bisogno, ma che poi ha benzina senza che mi paghi, in sostanza. E allora, visto che fai il furbo, io ti riduco la benzina fino a farti trovare distributore chiuso o esaurito, non faccio più il carico, non vado a riempire più il serbatoio di benzina con la cisterna, sapete, quella che arriva con le ruote dal centro energetico, API, AGIP che sia, è vero, e riempie naturalmente il serbatoio, e tu vai con la pompa e ti prendi la parte di energia di cui hai bisogno. E già anche praticamente la mente umana può aver bisogno di calibrare un oggetto significativo, sia esso idea, cosa, persona, che ci fa soffrire, calibrarlo, ossia ridurne il suo potenziale di affascinazione, di carisma o ipnotico che ha nei nostri confronti. Quindi abbiamo bisogno di energia così definita intro, ossia introiettante, proprio per calibrarti, per distruggerti, per pormi reattivo nei tuoi confronti. Signori, a detta in parole semplici, pure per incazzarsi c'è bisogno di energia, perché se non ce l'hai questa energia dentro di te non te puoi manco incazzare. Un depresso che è depresso di energia non riesce manco a incazzarsi più e subisce tutte le umiliazioni del mondo. Ma che ti ho preso, caro? Una volta non avresti sopportato tutte le malversazioni che ti hanno fatto ieri i tuoi colleghi di lavoro, ma come mai?
sono depresso e tutto quanto questo, non ho neanche la forza di reagire. Quindi praticamente è una persona carente di energia diesel, ossia praticamente non ha energia per poterla espletare, in sostanza nel vaffanculo dei, a dirla in parole semplici. Però ci possiamo provare a trovare nelle condizioni inverse, in cui la carenza non è l'energia introiettante, ma è l'energia infertizzante, L'energia infertizzante invece è quella che crea il sintomo. Quindi veramente il pensiero idealista dell'uomo cerca il sogno, quindi è pronto da una scamorsa a trasformarla in regina. Tutto è tipo che si chiama affetto da sindrome Dante e Beatrice, in sostanza. Voi sapete che Dante sapeva più che cosa fare per poter conquistarsi le grazie di Beatrice, che alla fine, pure avendola messa accanto alla Madonna, praticamente non gli ha data la stima e la considerazione. Quindi di conseguenza purtroppo ha subito quella che si chiama crisi esistenziale, mentre poi abbiamo anche la sindrome Giulietta Romeo, che può capitare nella nostra vita. Questi due si amavano a livelli impressionanti. Se nessuno gli rompeva le scatole, erano felici. E invece che cosa succede? Succede che i parenti incominciano a rompere le scatole. E rompi le scatole oggi, rompi scatole domani, e poi succede un incidente, una trasgressione per reazione o altre cose. E da lì il finimondo. Ecco, tale che praticamente se Giulietta e Romeo avessero avuto un'energia introiettante, quindi diesel, sufficiente quanto necessitava per abbattere i parenti e a dire a questi parenti andate a quel paese che noi ci amiamo, sicuramente loro, si fa per dire che stiamo parlando di melodramma shakespeariano uno e praticamente di poeta l'altro, però rende bene l'idea lo stesso, ci fa capire molte cose lo stesso, che esiste queste due qualità energetiche che naturalmente possono essere carenti. Perché? Perché consumiamo normalmente nella nostra vita l'energia sia introiettante che infertizzante e abbiamo bisogno di andare a rifare il pieno, proprio come viene con l'automobile. Sì, fai il pieno, poi consumi 100-150 km, poi se metti 50, ma se metti 10 euro solo, fatto due giri di palazzo, devi ritornare al distributore perché non hai più carburante. Se ti avventi ancora avanti, si ferma la macchina, dove ti trovi devi andare a prendere la tanica, piove, dirotto, insomma, va incontro a una serie di disagi per carenza di energia. Quindi la persona può subire una carenza di energia introiettante o di energia infertizzante. Del resto poi dovete pensare, domanda che potrebbero fare le persone estremamente sensibili che mi stanno ascoltando, ma non possiamo trovarci in una condizione dove è debole uno e debole l'altro? Risposta, sì, ci possiamo trovare anche in queste condizioni. E qui adesso è inutile, vi spiego, ma lo possiamo spiegare matematicamente perché questo accade. Comunque per gli allievi presenti dirò quando il punto topico è conforme, allineato al punto utopico, non c'è nessuna finestra di finestra, intendo dire, non c'è nessuna distonia di allargamento, ossia tra punto utopico e punto topico, ma quindi viene a mancare l'energia, sia introiettante o infertizzante. Poi possiamo trovarci in condizione dove maggiore è l'energia introiettante e minore è quella infertizzante, o viceversa, come proprio due piatti della bilancia, così, ecco, quando il punto utopico non è conforme al punto topico, in sostanza. Quando questo avviene, praticamente, è che ci troviamo
in distonia e non in depressione, perché la depressione è proprio quando praticamente non c'è energia, sufficienza, né al lato destro né nel suo contrapposto. Poi invece possiamo trovare maggioritario l'energia introiettante, quindi questo ci porta a distruggere, ancora prima che possa nascere anche, qualsiasi sogno o elemento significativo della nostra vita, tanto che non riusciamo a trovare la persona amata, in sostanza. Ecco, se uno dice, ma perché io non riesco a trovarmi mai la persona amata? Non riesci a trovarti la persona amata perché sei in eccesso di energia diesel, ossia distruttrice, e praticamente in carenza di energia invece creatrice. Ecco, distruttrice la diesel, creatrice la verde, e quindi non puoi creare un cavolo. Cioè, per dire, esci con un ragazzo, per esempio, non mica esci per goderti la giornata, no, stai lì a valutare come se fosse il presidente della commissione esaminatrice, mettendo le X sui comportamenti scorretti di questo ragazzo o di questa ragazza. Cioè, ma praticamente ci esci per chiudere, non per aprire. Questo avviene quando l'energia introiettante è molto superiore rispetto a quella infe, ossia quella creativa, e di conseguenza distruggi ancora prima di creare. Sì, cari, succede questo. Il sistema energetico, di cui non te ne ha mai parlato nessuno, anzi aggiungo, il sistema energetico emozionale, di cui non ti ha mai parlato nessuno, governa, dico, governa la tua felicità e la tua infelicità di vita. Non so se ci capiamo, e non sei tu a governarla, questa tua felicità, questa tua sofferenza, questo tuo dolore. Indovinate un po' chi è che la domina? Sono i guardialinee, ossia il demarcatore ipanotico, o dell'una o dell'altra squadra, se mettiamo così. E allora a questo punto ci poniamo una domanda: ma l'ente supremo, quindi la nostra coscienza, quindi il nostro arbitro, è un arbitro cornuto o un arbitro giusto, che sa definire perfettamente e tollerare, cioè e rispettare l'indice di tolleranza, e non lasciare che una squadra diventi prevaricante sull'altra? Guarda, faccio così per capire. Oppure l'altra diventa prevaricante dell'altra e tu stai sotto. E invece lo permette. Questo avviene perché nessuno ti ha insegnato a governare la coscienza, la tua coscienza. È un fatto che solo dirlo rabbrividisce. È come se fossimo blasfemi, perché la coscienza è pari alla coscienza, la coscienza umana è pari alla coscienza divina. Già non è possibile fare un corso che praticamente ti indica come devi agire quando la parte logica in te, ossia il tuo pensare, sbaglia e anziché farti del bene ti fa del male. No, tutti i corsi sono sul controllo dell'emotività. Giù, dagli addosso al tuo potere trascendentale, dagli tutto a posto e rimane quello immanente. Due mele più due mele fanno quattro mele. E se tu potessi, dovessi avere la sensazione che non fanno quattro mele, oppure pure se fanno quattro mele, ti potresti chiedere anche il perché fanno quattro mele, anziché sei e sette. E no, sei un folle. Due mele più due mele fanno quattro mele. Questo secondo praticamente la legge fisica. E quindi di conseguenza la dimensione fisica.
Per noi sono tutte cazzate la dimensione trascendentale e spirituale. Però se la pensate in questo modo, poi non vi lamentate che, avendo avuto al San Giovanni l'attacco nefasta, che avete solo 2 mesi di vita, anziché uscire dall'ospedale e andare da Sant'Antonio a chiedere il perché, cosa, se ci aiuta a uscirne fuori da questa sciagura, da questo danno, vi buttate dalla finestra direttamente. Perché non c'è soluzione quando praticamente la logica formale, chiamiamola pure scienza, non può farci più nulla, alza bandiera bianca. E devi essere anche autoreferenzialista, perché se io ti dico che non c'è niente da fare, tu devi morire, manco in 4 mesi, se io ti ho detto in 2 mesi, perché sei trasgressivo pure in questo caso, perché ci costringe a dire che abbiamo forse sbagliato qualcosa nel calcolare i mesi di vita rimanenti, che avevamo detto che era solo un dato statistico, ma tanto non superavi i 6 mesi. Quindi praticamente ci viene completamente tagliato la parte più divina in noi, signori, nell'eterna lotta tra ragione e emozioni. E la parte più divina in noi non è certo quella immanente, logica, razionale, fisica, ma quella metafisica, quella di tipo trascendentale e spirituale. Si possono ottenere risultati interpellando queste dimensioni che la parte logica, con tutte le sue capacità e la scienza pure, a un certo punto, insomma, finché non trovano l'antidoto alla coronavirus, qui è un casino, ragazzi. Sì, le distanze, tutto quanto, ma vedi, ma è meraviglioso, meno infetti di nuovo, ma ci vuole il tempo. Intanto stiamo pure oggi a 550 circa morti, pure oggi, tutti i giorni. Insomma, qualcosa dobbiamo fare. Se la parte logica, poverelli, non ci riesce ancora finché non ci sarà il vaccino. Allora poi può intervenire a livello allopatico, ecco il termine. Ma finché non c'è quello, perché non dobbiamo intervenire a livello olistico? E quindi far sì che, interpellando, adesso se dico gli astri, ci viene da ridere, no? O i maghi, io dico interpella te stesso, la tua coscienza, dico. Entra nella stanza dei comandi. Praticamente io ti sto invitando a fare l'arbitro, ed essere tu a governare i due guardialinee, ossia i demarcatori ipanotici. Non che siano altri, perché vedi, c'è un fatto che devi tenere sempre in considerazione. L'istituzione ti spinge al sacrificio, e parliamoci chiaro, su questo siamo perfettamente, al dovere e quindi al sacrificio. La trasgressione ti spinge praticamente al piacere, e quindi c'è un valore alla trasgressione, perché ti dà una controparte che è il piacere, ma anche l'istituzione, se tu rispetti il sacrificio. Perché la tentazione è sempre presente, insomma, questo è il terzo elemento. Lo vogliamo esprimere in questo modo, cari signori: tra il dire e il fare, finitelo voi, c'è sempre di mezzo il mare. E che cos'è questo mare in termini mentali? Che cos'è questo mare? No, il male, il mare. Ve lo dico io, è la responsabilità. La responsabilità di farsi carico dell'errore
o del successo raggiunto. La capacità di farsi carico, ma più che altro dell'errore. Perché può capitare, assumiti le tue responsabilità. Hai optato per la trasgressione, hai prevaricato il codice etico dei padri, ecco, non ci vuole, il codice etico dei padri. Hai fatto questa trasgressione, ti è andata di merda, così ce lo capiamo subito, quello vogliamo dire, il tempo sta passando, ma scusate, io mi trattengo un altro 15 minuti perché ho tutte le interruzioni, io devo portare a compimento il messaggio oggi, anche perché c'è un seguito al messaggio di oggi, ed è quello pratico, esperienziale, su quanto oggi sto dicendo, che è quello che faremo venerdì alle ore 16, alle ore 18, scusate, mettendovi in contatto con le segreterie per prenotarvi a un'ora e mezza di laboratorio pratico di come si fa a comunicare con i demarcatori ipnotici, alias guardialine, per poter gestire tu la tua coscienza e non gli altri, perché ne pagherai le conseguenze a tua insaputa se sono gli altri a entrare nella stanza dei bottoni. Il bottone sarebbe entrare nella stanza del potere decisionale della tua vita, di scelta, di decisione, di scelta e di conquista. E se viene vanificato questo tuo libero arbitrio, perché questo è il tuo libero arbitrio, tu entri in quello stato di aberrazione che è fonte di sintomi, di dolori, di malattie, di sciagure e di sventure nella vita. Perché qualcuno dice, e qui ci siamo, che devi essere punito e sanzionato. E questo qualcuno che è l'ente giudicante, la chiamiamo morale, va bene? La tua morale. Tu hai trasgredito, hai fatto soffrire persone care e magari uno dei tuoi genitori c'è morto per dolore, ti hanno detto, ti hanno riferito, c'è morto per il dolore che tu hai creato a loro. Un figlio, un genitore, una persona cara c'è morta di dolore. E poi che succede? Che quello che hai fatto risulta essere un fallimento. Ah, e questo è il punto importante. Signore, ascoltatemi e seguitemi. Hai fatto l'ira di Dio perché avevi la motivazione sostenibile alla trasgressione o alla rinuncia. Attenzione, vale in tutti e due i casi. A rinunciare al tuo piacere o a perseguire il tuo piacere. Avevi la motivazione sostenibile di non fare quello che desideravi fare o di accedere a quello che desideravi fare, malgrado la sofferenza e il dolore che creavi agli altri nella trasgressione, nel sacrificio. Il dolore che creavi a te stesso, in quanto rinunciavi alla felicità della tua vita. Attenzione, vedete, come sempre, ping e pong, i due valori esistono sempre, costantemente, così chiamati rinculo. Quindi, praticamente, se vi viene a mancare la motivazione sostenibile al sacrificio, se vi viene a mancare la motivazione sostenibile alla trasgressione, avrete l'effetto rinculo. Perché? Perché venendo a mancare la motivazione sostenibile, quella che vi sosteneva, il valore, perché anche la trasgressione ha un valore, un principio che tu anteponi a un altro sacro principio. Ma mentre chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che lascia
ma non sa mai quello che trova. Quindi del futuro non c'è certezza. E nel momento in cui tu intraprendi un cambiamento spinto da una forza interiore, al di là della ragione, demarcatore ipanotico, o compulsivo, o maniacale. Maniacale, paura del peccato. Compulsivo, la tentazione di Satana. Accedi, accedi e godi, purché mi vendi l'anima. Ma tu vuoi accedere al paradiso? Te lo dico io, ma non vuoi morire. Come si fa ad andare in paradiso senza morire? Assumendoti le proprie responsabilità. Se ti assumi le tue responsabilità, se hai sbagliato, vuoi pagare le conseguenze. Datemi la sanzione, datemi la punizione. E adesso ve lo rapporto in termini molto semplici, eh? Perché ti chiedo, hai trasgredito? Va bene, essere umano, avevi la motivazione a farlo, sì, quel tempo amavo questa donna in un modo talmente passionale e profondo che mi sembrava giusto, etico, pure rispettosa per mia moglie e per i miei figli lasciarli e separarmi. Bastavano a soffrire. La tua figliola ti scrive pure una lettera, ti faceva trovare le lettere nella tasca della giacca dicendo: non mi lasciare papino, non lasciarci solo, noi non possiamo vivere senza di te. No, tu ci avevi la motivazione sostenibile, la passione d'amore che giustifica tutto, e quindi hai trasgredito. Passano 2 o 3 anni, lacrime e sangue, tua moglie muore dal dolore. Lo facciamo tragico, oppure qualcuno ti dice: era capitato benissimo un tumore, un cancro a questa donna, che forse, dice la logica, gli sarebbe accaduto anche se tu rimanevi a casa. Ma a te chi te lo dice che è esattamente così? Chi te lo dice che tu non c'entri niente? Te lo dice il fatto, se fallendo a posteriori, prendendo atto del fallimento, tu hai di accusi, rammarichi e dispiaceri per come ti sei comportato con persone care. Rammarichi e dispiaceri che si manifestano attraverso i sensi di colpa, rimpianti, rimorsi o nei casi di risentimento, rabbia e rancori, di risentimento frustrato e non di sentimento frustrato. E questi rammarichi e dispiaceri è il cibo energetico del demarcatore. Questi soldatini, i guardiani di, come si chiamano, quelli dell'arbitro, i guardialinea, si alimentano dei tuoi rammarichi e dispiaceri e ti fanno un culo come una capanna dopo. E tu sei contento, accetti di soffrire perché hai fatto del male alla persona cara. E se tua moglie è morta, e tu ritieni che ci sia collegamento di causa-effetto con il tuo comportamento, tu chiederai alla tua coscienza di farti morire, perché è l'unico modo che hai per acquietare i tuoi animi, i tuoi rimorsi, i tuoi rancori,
la rabbia verso te stesso per decisioni fallaci prese. E entri nella dimensione trascendentale prima, dove vai a focalizzare il bene e il male, l'esserti comportato male in sostanza, per poi ratificarlo praticamente nella dimensione spirituale. E la prima strumento della comunicazione della dimensione spirituale, signori, lo sapete che è il sistema di comunicazione mente-corpo. Perché se decidi di morire, o ti deve succedere una sciagura, trovarti nell'ora sbagliata al posto sbagliato, oppure devi creare le condizioni di malattia organica nel tuo corpo, non somatica, funzionale, ma organica, cancro o fase acuta, cronica, perché in quel momento, se tu ti ritieni responsabile della morte di una persona cara, anche se è avvenuta a distanza di 20 anni dall'atto criminoso che tu hai fatto trasgressivo, ma ti richiami con rammarico e dispiacere sulle cose brutte che tu hai fatto senza risultato ottenuto, allora ordinerai alla tua coscienza di intervenire sul tuo corpo e farti ammalare e morire. Quindi c'è la morte in vita come sanzione e c'è la morte in cielo come punizione, perché rispecchia esattamente il cartellino giallo. Dopo 3 ammonimenti arriva il rosso, anzi dopo 2 il terzo è rosso, e quindi di conseguenza c'è la punizione, che è un po' morire in vita per il giocatore. Può perdere poi tutto il campionato, tante cose e via dicendo. E allora, perché la coscienza tradita? Perché per i rammarichi e i rimorsi l'arbitro coscienza, anziché essere fonte di tutela come di difesa nei nostri confronti dal pericolo di tentazione, è colui che ci spinge alla tentazione per sanzionarci e punirci. Allora noi dobbiamo essere in grado, sì, diciamolo pure, lo fa a fin di bene, signori, anche il kamikaze si va ad ammazzare a fin di bene, anche praticamente la persona ammalata fa il viaggio, praticamente l'ultimo viaggio in Svizzera a fin di bene, ma c'è la morte in mezzo, o la morte in vita o la morte in cielo. Per far sì che tutto questo non venga, allora cominciamo a ragionarci bene usando i sistemi necessari per comunicare con questo nostro supremo ente, che ha un potere più forte della lotta tra parte logica e inconscio, che è la nostra coscienza. Quindi vi invito tutti, prendete informazioni dalle segretarie, a vederci praticamente questo venerdì alle ore 18. E non faccio in termini speculativi, lo faccio esclusivamente in termini culturali, perché vi porterò delle cose estremamente nuove e rivoluzionarie, e capirete che è facile e divertente mettersi in contatto con i guardialine per poter governare la nostra coscienza. Vi ringrazio e vi dico felicità e gioia sempre. Un saluto.